Esta es Radio Zimmari Web, donde escuchas lo mejor de la música. Comienza para ustedes Nadia Solange. Niño, parcero, mi llave, la buena. Todas las chimbitas y todos los parceros, prepárense, porque como ustedes saben, comenzó esto. La guaracha, mijo, la guaracha. ¿Sabes qué mono? No le niegue. Qué chimba. Buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto di Radio Zimmari Web. Ecco che comincia una nuova giornata, finisce quasi il mese di maggio, oggi ultimo giorno, domani arriva giugno. Che cimba. E così porta con sé l'estate dall'inizio su tutte le isole Eolie. E cominciamo così con Tardes de Musica insieme al notiziario delle Isole Eolie Online di questo mercoledì 31 maggio. Per voi il brano che abbiamo scelto, Maluma, che cimba. Empezamos con el guaro, en el parque rematamos con roncito, a Sabaneta le llegamos a caballo, y en La Palma mirador con un bloncito. Si en Algueras empezamos con el guaro, en el parque rematamos con roncito, a Sabaneta le llegamos a caballo, y en La Palma mirador con un bloncito. Da Panarea fino a Latino America su Radio Zimmari, Nadia Solange. La disco pasando la rico a las 2 de la mañana en tonaita con los pana. Sì, Radio Zimmari Web che trasmette da Panarea, lo studio vicino alla spiaggia di Zimmari. Le piattaforme, ve li ricordo, su Spotify, su Spreaker e su YouTube. Basta scrivere Radio Zimmari. Andiamo così al secondo brano in scaletta, Piso 21, Manuel Turizo e brano Los Cachos. Le sta rogando, però ya no está pa' el mando a decir con los muchachos. Prefiere estar sola, ser el segundo plato. Se puso más buena de lo que se veía. Está feliz, ya no llora hace rato. Si sale de noche, regresa de día. Si la quiere ver, pues que mire los retratos. Lo dejó y dijo que no volvía. Si fuera él, te lo juro que ni trato. Perdió el oro buscando fantasía. Ella bajando y la fiesta prendiéndose. Si es por mí estuviera besándote. Se grabó con su amiga perreando. Dice que las penas se olvidan tomando. Es más, ven y pégate. No lo bloquees de Insta. Pa' que te vea antes que yo te despista. No le escribas, mejor que tú ni existas. Lo que se va no vuelve. Ni porque tú le insistas, aunque le duele. Ya no vuelve pa' atrás. No vuelve pa' atrás. No vuelve pa' atrás. Él la dejó y ella no mira pa' atrás. No mira pa' atrás, no, no. No se le olvida que borracho él le puso los cachos. No pensó en lo que perdía por dársela de macho. Y ahora la está buscando, yeah, la está buscando, pero ya.
no vuelve para atrás, ya no vuelve para atrás. Él la buscó pero no mira para atrás, ya no mira para atrás, no, no. Y aunque le duele, ya no vuelve para atrás, ya no vuelve para atrás, ya no vuelve para atrás. Él la busca pero no mira para atrás, ya no mira para atrás, no, no. Hey, dice que prefiere estar sola que mal acompañada. Está con el corazón cerrado y la cabeza dañada. Gracias a Dios se libró del que la tenía engañada. Que si el exnovio está en el club, que no la lleven pa' allá. Que eso le daña el día, está para la rebeldía. Tiene un culito que Ave María. Hey, un trago allá la pone contenta. Dos tragos y ese man se le olvida. Pero acabando una canción, su nombre entró en conversación y le cambió la cara. Dice que va en la mala. No se le olvida que borracho él le puso los cachos. No pensó en lo que perdía por darse la de macho. Y ahora la está buscando, ya la está buscando. Pero ya no está pa' él mandar decir con los muchachos. Es verdad que la vieron tomando en la disco, pasando la rico a las 2 de la mañana, en tonadita con su pana. Desideri una pausa gustosa sull'isola di Panarea? Scegli il bar Lisca Bianca, il luogo perfetto per deliziare il palato con sapori autentici e rinfrescanti. Situato nell'incantevole arcipelago delle Isole Eolie, il nostro locale offre una varietà di prelibatezze per soddisfare ogni desiderio. Inizia la tua giornata con una dolce colazione accompagnata da una gustosa granita fatta al momento con frutta fresca e ingredienti genuini. A pranzo o a cena concediti un'esperienza culinaria unica nel nostro ristorante, che propone una cucina tipicamente eoliana. Assapora piatti tradizionali preparati con maestria, utilizzando ingredienti locali di altissima qualità. Nel pomeriggio rinfrescati con un cremoso gelato fatto in casa. Scegli tra una vasta gamma di gusti autentici e fatti a mano, realizzati con ingredienti freschi e naturali. E quando cala il sole, immergiti nella magia del nostro cocktail bar Banacalì, dove miscelazioni creative e raffinate sono il nostro fiore all'occhiello. Vieni a vivere un'esperienza culinaria unica al bar Lisca Bianca. Siamo pronti ad accoglierti con un sorriso e a deliziare i tuoi sensi. Passa da noi oggi stesso, il bar Lisca Bianca, dove i sapori delle olie prendono vita. Prenditi una pausa dallo stress quotidiano e immergiti nell'incanto dell'isola di Panarea presso l'esclusivo hotel Lisca Bianca. Situato in uno scenario da sogno dell'arcipelago delle Isole Eolie, questo gioiello di charme ti attende con le sue sistemazioni raffinate e servizi di prima classe. Le camere elegantemente arredate offrono una vista mozzafiato sul mare, assicurandoti momenti di puro relax. Goditi la bellezza di Panarea, incorniciata da splendide terrazze solarium, dove potrai abbronzarti e sorseggiare un cocktail rinfrescante. Nel ristorante dell'hotel delizia il tuo palato con i sapori autentici della cucina locale e internazionale. Esplora l'arcipelago delle Isole Eolie con le nostre escursioni in barca o rilassati in spiagge incontaminate. L'hotel Lisca Bianca ti offre tutto questo e molto altro ancora. Scegli l'eccellenza, scegli l'hotel Lisca Bianca per una vacanza indimenticabile a Panarea. Prenota ora il tuo soggiorno e lasciati coccolare dalla nostra ospitalità senza pari. Visita il nostro sito web www.liscabianca.it o chiama il numero +39 090 98 30 04. Hotel Lisca Bianca, dove i sogni diventano realtà. E noi così, dopo Banacalì e Lisca Bianca, i consigli di Radio Zimari sulle vostre vacanze, continuiamo ad andare avanti e andiamo all'ultimo brano in scaletta prima del notiziario delle Isole Eolie, e lo facciamo ancora di nuovo con Manuel Turizo, ma questa volta con Maluma, il brano che andiamo ad ascoltare, Amor en Coma. ¿Qué será de la vida de ella el día en que yo me aleje? Si ella sueña que estemos juntos y nunca la ve. Yo soy su plan de vida, le causaré una herida cuando sepa que no siento lo que sentía. Ojalá que
fuera ella la que me dijera que esto ya no da pa' más. Que llegue alguien nuevo porque yo no soy capaz. Ojalá que pueda entender que esto no es culpa mía y que me sepa perdonar. Que cuando el amor se va, se va y se va. ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir. Si ella da la vida por mí. ¿Cómo decir que me voy? La vida por los errores vienen con las consecuencias. Romper un corazón también es delincuencia. ¿De qué vale seguir solo por llevar la apariencia? La relación murió, más ya perdió la resistencia. Sacando la tentación, la maldad no se paró. ¿Para qué seguir peleando cuando ya no hay razón? No pierdas el tiempo, mami, en conclusión. Prefiero ser sincero que romperte el corazón. Si te duele, lo lamento. No sé cómo explicar lo que estoy sintiendo. Terminamos dañando la relación. Yo me dejé llevar por la tentación. Fue mi error no decírtelo en el momento. Tú encerrada y yo seguía bebiendo. Nos hizo falta la comunicación. Soy sincero, siento que esto se acabó. Oh, oh. ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir. Si ella da la vida por mí. ¿Cómo decir que me voy? Si ella da la vida por mí. Por mí, ella da la vida. Maluma, baby. Manuel Turizo. Yeah, yeah. Medellín, parcero, Colombia. Nadia Solange presenta le ultime notizie, news e novità. Tutte le info, anteprime, approfondimenti, interviste sul TG Zimmari. In collaborazione con il notiziario delle Isole Eolie. E dal notiziario delle Isole Eolie Online troviamo prima pagina Azzardando. Nel 2019 il gioco d'azzardo ha raccolto 110 miliardi di euro in Italia. Nel 2020 88 miliardi, suddivisi tra 49 online e 39 fisicamente, negli esercizi commerciali. La pandemia ha di fatto ridotto il fenomeno, mantenendo però un regime altissimo di traffico monetario. Nel 2020 88 miliardi sono stati raccolti, 75 distribuiti in vincite, 13 sono il guadagno, spartito tra lo Stato per 6 miliardi e gli esercizi, le attività per 7 miliardi. 13 miliardi sono il costo della giocata, un'effettiva e grande perdita. Analizzando un anno strano, considerando che ad oggi i numeri sono solamente cresciuti e il fenomeno si è amplificato. Desiderare i soldi non deve condurre alla follia. Controcorrente eoliana, Principato. Anche le Eolie meritano un principato. Quanto potrebbe essere meraviglioso avere una principessa, un principi e tanti principini al seguito. E non solo per una questione di principi. I nobili potrebbero organizzare iniziative artistiche finalizzate alla decorazione pittorica da parte di valenti artisti. Tema delle opere dovrebbe naturalmente il territorio eoliano nel suo complesso. Specialità floricole, principato, cavalierato, templare e quanto altro. L'iniziativa abbellirebbe le sette isole Eolie, valorizzando la cultura e anche l'economia. Un gesto nobile che in seguito alla realizzazione delle opere, queste verrebbero poi votate in un concorso a premi. Tramonta la luna, riporta con sé. Sognare negli occhi tuoi belli.
c'è posta per il notiziario da Sydney la lettera di Catherine Merlino. Ti ringrazio, caro Leone, con gratitudine per avermi dato voce nel tuo articolo di oggi. La risposta è stata ricevuta e attuata, in cui ora ho i documenti di nascita dei miei nonni grazie a te. Saranno tenuti per le generazioni future in modo che sappiano qualcosa sui loro antenati, dove sono nati e come siamo arrivati dove siamo oggi. Ho fatto ricerche sulle famiglie dei miei genitori, Merlino e Meucci, ed è stato un viaggio meraviglioso, facendo scoperte sul passato e connettendomi con persone come te e gli altri. Ancora una volta sono grato per il tuo aiuto e se hai bisogno di qualcosa da questa parte del mondo sono molto felice di aiutarti. Ho anche ricevuto stamane una risposta da un amico di Don Gino che mi parlerà della sua amicizia. Questa connessione mi dà un'idea della vita di un membro della famiglia, anche se distante sia nelle generazioni che nei paesi. In realtà non siamo mai così distanti quando raccontiamo, documentiamo le nostre storie. Vulcano, attenzione, si dà avviso che a seguito dei venti provenienti dai quadranti orientali per la giornata di mercoledì 31 maggio 2023, il sentiero che conduce al cratere di La Fossa nell'isola di Vulcano resterà chiuso. Salina Panarea, duplice intervento della Guardia Costiera per una casa che ha preso fuoco a Malfa e per un turista con malore. Duplice intervento da parte del personale della Guardia Costiera di Lipari. A causa di un incendio divampato all'interno di una casa nel comune di Malfa, la sala operativa della Capitaneria di Porto di Lipari ha collaborato mettendo a disposizione il proprio battello veloce al fine di trasferire in tempi brevissimi un team specializzato per la lotta agli incendi, garantendo così un tempestivo intervento che ha scongiurato conseguenze peggiori. Poche ore dopo la sala operativa ha ricevuto un Mayday, chiamata di soccorso effettuata via radio sul canale di emergenza da parte di un'imbarcazione a vela che si trovava nelle acque antistanti all'isola di Panarea. Un uomo di 57 anni di età aveva perso coscienza e presentava difficoltà respiratorie. Immediata l'attivazione delle procedure previste per l'evacuazione medica, con la richiesta di intervento del personale sanitario del 118 che è imbarcato sulle unità è giunto in breve tempo su un'imbarcazione richiedente soccorso per prestare le prime cure del caso all'uomo colto da malore. Alicudi, porto senza dragaggio dei fondali e collegamenti agli scafi a rischi di Aldo Di Nora. Oggi mare piatto ad Alicudi agli scafo delle 10 con riserva. Alle porte dell'estate, non essendo stato dragato il molo delle recenti mareggiate, l'aliscafo, con grande responsabilità del comandante, deve attraccare in posizioni non idonee con il rischio di fare danni al mezzo e alle persone. La piccola isola è per l'ennesima volta abbandonata a se stessa. Cantieri edili controllati dai carabinieri, sono stati denunciati due titolari per violazioni alle norme di settore, ammende e sanzioni per oltre 30.000 euro con la contestuale sospensione di due attività per la presenza di quattro lavoratori in nero. Il
judoka eoliano Salvatore Puglisi in gara a Lignano ha preso ufficialmente dalla FIDIR, che ha conquistato la cintura nera due dan con i quattro combattimenti vinti al torneo internazionale. La cerimonia di consegna dei diplomi e della cintura avverrà a Lipari il 17 giugno, dove sarà disputata una fase del campionato regionale e ci sarà la giornata di giochi inclusivi. Lipari torna alla rassegna estiva di Cinema all'Aperto, racconti di estate, cinema in piazza. Sarà dal 19 giugno al 14 luglio. Raduno nazionale per i bersaglieri svolti alla Spezia in ben tre giorni. Sono interventi da ogni parte d'Italia. La fanfara bersaglieri dei Peloritani, maggiore Giuseppe La Rosa, è stata per la quarta volta dopo San Donà di Piave nel 2018, Matera 2019 e Roma 2021 e La Spezia 2023. Fanfara d'onore in rappresentanza dell'Italia meridionale, si è esibita al concerto d'onore nel teatro della città ligure, eseguendo tra le altre musiche anche il brano Per un pugno di dollari del maestro Ennio Morricone, che ha emozionato la affollata platea. Il solista è stato il famoso trombettista eoliano Luciano Profiglio. Vulcano, 350 studenti da ogni parte di Europa per il viaggio in mobilità. Viaggio organizzato da ESN Messina e ENS Palermo per gli studenti in mobilità. Si è svolto l'evento eoliano nell'isola di Vulcano organizzato dalla sezione di Messina e Palermo e hanno partecipato circa 350 studenti internazionali provenienti da tutta Europa che stanno intraprendendo un periodo di studio presso l'Università di tutta Europa. Le molteplici attività di svago ideate dal comitato organizzatore, tra cui tornei sportivi e escursioni, hanno permesso di divertirsi incontrando studenti di diversi paesi. Nella giornata di domenica hanno effettuato anche una mini crociera di un giorno per visitare l'isola di Panarea e Stromboli, un'esperienza unica che ha avuto culmine con la visione della Sciara del Fuoco. A Panarea è in arrivo Ridge Forrester di Beautiful. Venerdì 30 giugno l'attore e cantante Ron Moss sarà per la prima volta alle Isole Eolie. Ridge Forrester di Beautiful, considerato tra gli artisti più conosciuti al mondo con le sue 7.000 puntate andate in onda in 130 nazioni diversi, si esibirà dal vivo alla terrazza Louis Franciacorta presso il Casual Panarea. Grazie all'invito e all'amicizia è l'imprenditore internazionale Fabrizio e Grace Crimi, titolari tra gli altri di varie attività nel mondo dell'eccellenza Made in Italy. Per questa speciale occasione sarà organizzata una cena esclusiva che inaugurerà l'estate dell'incantevole location nelle Isole Eolie. Spalletti con frutta e verdura Liparota di Salvatore Leone. Il presidente Aurelio De Laurentiis è lo show per l'eccellenza, sia quando vince che quando parla. Calcisticamente sa fare di tutto e non si fa fregare da nessuno. Lui vince. Gli altri ne godono per la partecipazione. In Lega il presidente del Napoli ha parlato dei pacchetti del bando dei diritti, con toni di arrabbiatura e partenopea, abbandonando la
riunione al grido di «Stanno svendendo il calcio che noi non sappiamo amministrare». Adesso lui, dopo i festeggiamenti per la vittoria, farà un salto a Lipari con la borsa della spesa e mentre sceglierà nel solito negozio frutta e verdura, sicuramente si troverà accanto mio fratello Bartolino, che gli chiederà se vincerà il prossimo scudetto. Lui girerà le spalle come segno di ringraziamento a Spalletti, un sorriso senza risposta per la stampa. Weekend a Taormina, ecco le attrazioni da non perdere. Tra le meravigliose regioni che compongono il nostro stivale, la Sicilia è senza dubbio una delle più ambite e apprezzate, ricca di tesori culturali, artistici e patria di una tradizione gastronomica. La città di Taormina, spesso denominata come la perla del Mediterraneo, è situata sull'area orientale della regione ed è conosciuta tanto per il celebre teatro antico, quando per l'incantevole affaccio sul mare. Negli ultimi anni, insieme alle Isole Eolie, Taormina è ormai una destinazione considerata piuttosto popolare a livello internazionale. Non si può perdere il teatro antico di Taormina, l'Isola Bella, Duomo e Villa Comunale. E Covid di Mirko salta la macchia. Denunce contro Speranza e Magrini per effetti avversi. Prove del dolo rivelate da Giordano. Dopo la pubblicazione dei documenti, il comitato Ascoltami e altre organizzazioni hanno deciso di agire. Hanno denunciato Speranza e Magrini per vari reati, tra cui falso ideologico e corruzione. La procedura di Roma indagherà sulla questione. Magrini e Speranza sono accusati di reati gravi. Il primo, corruzione per esercizio della funzione. Secondo, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il terzo, false dichiarazioni. Quarto, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale. Quinto, di omicidio. Sesto, di lesione personale. E settimo, somministrazioni di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica. Ma come mai gli avvocati stanno chiedendo di sospendere la somministrazione di farmaci anti-Covid? E perché il sequestro delle fiale del vaccino Pfizer è stato richiesto come prova? Dalla Germania in linea Michele Sequenzia. Caro direttore, a chi interessa il ponte sullo stretto di Messina? A Milano nessuno lo vuole, come a Torino, che si sappia, ai calabresi forse, ai siciliani che dicono l'Italia tutta ha bisogno di rinnovarsi in sicurezza con nuove strade, alta velocità, navi e aerei e scuole di altro profilo, poli universitari, offerte di lavoro, redditi, nuove famiglie che producono futuro e sicurezza. A tutti questi problemi il governo Meloni non intende dare risposte? Cassazione, sentenze e ordinanza di interesse pubblico, rifiuti, il sindaco deve controllare la gestione. Viceversa è reato in concorso con il responsabile d'ufficio tecnico. Il sindaco che omette il controllo dell'attuazione concreta degli indirizzi per la gestione dei rifiuti commette il reato di gestione non autorizzata, di cui l'articolo in concorso con il responsabile dell'ufficio tecnico. Il principio è stato stabilito da una sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai ricorrenti in qualità di sindaco di un comune calabrese e di responsabile d'ufficio tecnico comunale. Lipari, truffe online anche alle Isole Eolie. E per sensibilizzare gli isolani, soprattutto i più anziani, il parroco Gaetano Sardella nella chiesa del Pozzo, situata nella via principale, ha organizzato un incontro pubblico sul tema come difendersi dalle truffe anche online.
La lezione è stata impartita dal maresciallo della locale stazione dei carabinieri, Luciano Ledonne. La criminalità informatica è diffusa anche nell'arcipelago, anche se in tono minore rispetto ad altre località. Il numero più consistente di violazione riguarda le frodi negli acquisti per i falsi annunci o email inviate per beneficenza di truffa, sospensione di imposte che rimandano all'indirizzo internet di un sito clone o casi di pedopornografia. Presente anche il vice brigadiere Achille Di Grazia, esperto in materia, che ha anche chiarito qualche dubbio dei presenti. Arriva l'estate, ma timidamente, fresco e ancora piogge in Sicilia. Domani, 1 luglio, inizia l'estate meteorologica o lo farà con tempo instabile e caldo nella norma. Il Mediterraneo resta infatti un canale di transito per diverse gocce d'aria più fresca in quota. Queste porteranno molta instabilità pomeridiana nel corso dei prossimi giorni, con temporali sparsi su molte regioni d'Italia. Questi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, che non mostrano sostanziale variazione sia per il primo weekend di giugno che per la prossima settimana. Temperature in media ma molti temporali che si svilupperanno nel corso dei pomeriggi. Le previsioni per oggi al sud e sulle isole, tempo locali, piogge sul Molise, Puglia, Basilicata e Sardegna orientale, variabilità asciutta altrove, al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali sparsi, piaciuto sui settori adriatici e settori orientali di Calabria, isole maggiori. In serata tempo in miglioramento salvo residue piogge isolate sui settori appenninici. Temperature minime in aumento al centro-nord e stabili o in lieve calo al sud e sulle isole maggiori, massime in generale diminuzione su tutta l'Italia. Le previsioni per domani al sud e sulle isole Eolie, tempo in prevalenza asciutto al mattino con cieli poco o regolarmente nuvolosi, qualche piovasco atteso sul Cagliaritano. Il pomeriggio sono attesi temporali diffusi sulle regioni tirreniche, Molise e isole maggiori. In serata residue piogge tra Campania, Basilicata e Sardegna. Tempo in generale in miglioramento con nuvolosità alta in transito, temperature minime stazionarie o in generale lieve diminuzione, massime in rialzo al centro-nord, stabile o in lieve calo al sud. E così con le notizie per oggi abbiamo finito. Vi ricordo che li potete trovare su notiziarioeolie.it e su gds.it. Noi però continuiamo ad andare avanti con la musica. Adesso qualche brano senza fermarci. Per voi Junio, Maluma, Volaré, Dani Ocean, Toretto, Balvin, Guaró, Belé. La luna se escondió, apenas te vio, porque tu brilla más que ella. Pa' mí que se lo de ti le dio, porque hoy no salió. Solo se quedaron las estrellas hablando con ellas. Me dijeron que te ves tan hermosa, con esa carita bonita eres bella. Eso dicen las estrellas. Y yo no encuentro fallas en su lógica. Me da calor como si fuera verano en junio. Qué chimba que fueras mi novia. Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo. No encuentro fallas en su lógica. Me da calor como si fuera verano en junio. Qué chimba que fueras mi novia. Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo. Yo. Por ti yo peleo, por ti busco un pleito. Vamos pa' la playa, yo te acepto. Te broncea mientras me deleito. Ojito celeste, mar de Turks and Caicos, wow. Contigo no hace falta playa, más porque tú eres mi sol. Ese panticito no falla, amarillo irá sol. Y ya, esa vibra tuya, esa energía, se está conectando con la mía. Pues María, ¿quién diría? Baby, tú me hiciste brujería. Las estrellas dicen que será mía. Y no encuentro fallas
en su lógica. Me das calor como si fuera verano en junio. Qué chimba que fueras mi novia. Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo. No encuentro fallas en su lógica. Me das calor como si fuera verano en junio. Qué chimba que fueras mi novia. Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo. Ya, ya, ya. Babilón bambina, volaré contigo, danzaré contigo, me besaré contigo, siendo novios o amigos. Volaré contigo, mami, bailaré contigo, te amaré por siempre, aunque no estés aquí conmigo. Oh, me pones romántico, y eso que está del otro lado del Atlántico. Bambina, se siente fantástico, te mando un beso elástico. Yo voy, tú ven, yo voy. Tú me traes Nutella, yo te enseño sabor. Tú tan playa, positano, yo tranquilo, morrocoy. Ey, quiero ser tu Babylon Boy. Volaré contigo, danzaré contigo, besaré contigo, amigos. Volaré contigo, mami, bailaré contigo, te amaré por siempre, aunque no estés aquí conmigo. Buongiorno, principessa, amore mío, no te saco de la cabeza, estoy a mil. Ey, porfa, manda ping, o acércate un ching, que te hago un ling ling. Yo voy, tú ven, yo voy, tú Nutella y yo Savoy. Yo me voy a ser tu Babylon Boy. Volaré contigo, danzaré contigo, me besaré contigo, siendo novios o amigos. Volaré contigo, bailaré contigo, te amaré por siempre, aunque no estés aquí conmigo. Volaré contigo. Danzaré, mami, contigo. El amor es amor. Así me dice la tía, el amor es amor. No le bajes a la música y súbela. Dando vueltas en la nave por toda la ciudad. Me reconocen por el brillo en la oscuridad. Aunque vaya lento, ustedes se van a quedar atrás. Con la matrícula completa y un flow exótico. Ando vestido de negro pero no psicótico. Siempre que el dinero entra yo lo triplico. Porque ya ni compro ropa, yo la fabrico. Se preguntan que cómo lo hago. Los ojos cortan, la baby escota. Y los aparatos encima, por si nos vamos. Suelta la baby nota. Y nos pegamos, no le bajamos. Los ojos cortan, la baby escota. Y los aparatos encima, por si nos vamos. Suelta, la baby está suelta. Hay un solo elevador, exploté la escalera. La baby y yo andamos modelando en pasarela. Paseando por Italia, el otro día en Bruselas. Ellos saben que soy arroza de la nueva era. Siempre VIP, nunca lista espera. Vivir tu vida como a la mía, lo que tú quisieras. Soy un dealer, tengo un ballet parque en la cochera. Ahora son carros de museo para la carretera. Si te gusta la adrenalina, tengo el torque siempre rápido, rápido, fast, fast. Aeropuerto private, olvídate del check-in. Llegamos rápido, rápido, fast, fast. El negocio y los tickets, yo lo multiplique. Llegamos rápido, rápido, fast, fast. No me vieron por el doble espacio. Llegamos rápido, rápido, fast, fast. Preguntan
pies como lo hago. Los ojos con dame a ver pies cota y los aparatos encima por si nos vamos. Suelta la pipinota y nos pegamos, no le bajamos. Los ojos cortan la baby cota y los aparatos encima por si nos vamos. Suelta la baby está suelta. Voy sin frenos, pegando como Canelo, dejando los actos en el terreno. Máquina nueva, último modelo. Me le despego, me dicen Toretto de camino pa'l club. Dando vuelta en la noche, ajuste los broches, ya dieron las 12. ¿Qué me van a decir? Sí, si no pueden competir. Se preguntan que cómo lo hago. Los ojos cortan, la baby corta y los aparatos encima por si nos vamos. Suelta la baby nota y nos pegamos, no le bajamos. Los ojos cortan, la baby corta y los aparatos encima por si nos vamos. Suelta la baby, está suelta. Es el mismo juego, otra vez que vuelve a perder. Si el amor es ciego, ella quiere ver. Porque lo dio todo y ya no le da pa' más. El feliz es para siempre, lo cambió por un jamás. Por culpa de él. Ahora quiere water, rumba, fiesta. Ahora es ella la que no contesta. Cambió la historia, como le dice el corazón que ya no siente. En su mirada escondía la traición de alguien que no era pa' siempre. ¿Cómo se cura el dolor? Va a volver a ser creyente. Aunque le arde el corazón, el alcohol es su relajante. Yo no sabía si no mirase. Otra vez que vuelve a perder. Si el amor es ciego, ella quiere ver. Desideri una pausa gustosa sull'isola di Panarea? Scegli il bar Lisca Bianca, il luogo perfetto per deliziare il palato con sapori autentici e rinfrescanti. Situato nell'incantevole arcipelago delle Isole Eolie, il nostro locale offre una varietà di prelibatezze per soddisfare ogni desiderio. Inizia la tua giornata con una dolce colazione accompagnata da una gustosa granita, fatta al momento, con frutta fresca e ingredienti genuini. A pranzo o a cena, concediti un'esperienza culinaria unica nel nostro ristorante che propone una cucina tipicamente eoliana. Assapora piatti tradizionali preparati con maestria, utilizzando ingredienti locali di altissima qualità. Nel pomeriggio rinfrescati con un cremoso gelato fatto in casa. Scegli tra una vasta gamma di gusti autentici e fatti a mano, realizzati con ingredienti freschi e naturali. E quando cala il sole, immergiti nella magia del nostro cocktail bar Banacalì, dove miscelazioni creative e raffinate sono il nostro fiore all'occhiello. Vieni a vivere un'esperienza culinaria unica al bar Lisca Bianca. Siamo pronti ad accoglierti con un sorriso e a deliziare i tuoi sensi. Passa da noi oggi stesso, il bar Lisca Bianca, dove i sapori delle olie prendono vita. Prenditi una pausa dallo stress quotidiano e immergiti nell'incanto dell'isola di Panarea presso l'esclusivo hotel Lisca Bianca. Situato in uno scenario da sogno dell'arcipelago delle Isole Eolie, questo gioiello di charme ti attende con le sue sistemazioni raffinate e servizi di prima classe. Le camere elegantemente arredate offrono una vista mozzafiato sul mare, assicurandoti momenti di puro relax. Goditi la bellezza di Panarea, incorniciata da splendide terrazze solarium, dove potrai
potrai abbronzarti e sorseggiare un cocktail rinfrescante. Nel ristorante dell'hotel, delizia il tuo palato con i sapori autentici della cucina locale e internazionale. Esplora l'arcipelago delle Isole Eolie con le nostre escursioni in barca o rilassati in spiagge incontaminate. L'hotel Lisca Bianca ti offre tutto questo e molto altro ancora. Scegli l'eccellenza. Scegli l'hotel Lisca Bianca per una vacanza indimenticabile a Panarea. Prenota ora il tuo soggiorno e lasciati coccolare dalla nostra ospitalità senza pari. Visita il nostro sito web www.liscabianca.it o chiama il numero +39 090 98 30 04. Hotel Lisca Bianca, dove i sogni diventano realtà. Resta con noi. Resta con noi. Resta con Radio Zimari Web. Resta con Radio Zimari Web. Tengo miedo que la sangre se evapore porque la tengo caliente. Siamo arrivati così alla fine di questa live di questo mercoledì 31 maggio. Io vi ringrazio come sempre e vi rinnovo l'appuntamento a domani con tanta musica e tante altre notizie. Ma mi resta che ricordarvi che subito dopo ci sarà Sasà con il suo Sunset, quindi restate collegati su Radio Zimari Web. Io vi lascio a Camilo e Camila Cabello con il brano che si intitola Ambulancia. Buona continuazione di serata, hasta mañana, gracias, ciao. Porque yo los llamé, porque estoy que me quemo. Porque mi cama, después de esa noche, cuando tú viniste, sigue prendida en fuego. Prendida en fuego. Yo había apagado el corazón, pero cuando a ti te vio solito decidió prenderse. El fuego no se va a apagar, aunque el desierto se haga mar, pensando en lo que quiero hacerte. Me tienes mal, yo creo que necesito un médico. Dependencia por ti ya no es algo cómico. Quiero saber qué es lo que tiene tu genética. Mi mundo gira en torno a ti, tú eres magnética. Y cómo no, si ven una ambulancia, un policía, seguro que están yendo para la casa mía. Porque mi corazón está que se revienta y la presión la traigo por 180. Y si escuchan pasar un camión de bomberos, porque yo los llamé, porque estoy que me quemo. Porque mi cama, después de esa noche, cuando tú viniste, sigue prendida en fuego. Camila, sigue prendida en fuego. El cuerpo de Honduras se comió candela, se quedó dormida. Porque las sábanas huelen a ti y mi almohada pregunta que cuándo es que vas a venir. Si ven una ambulancia o un policía, seguro que están yendo para la casa mía. Porque mi corazón está que se revienta y la presión la traigo por 180. Y si escuchan pasar un camión de bomberos, porque yo los llamé, porque estoy que me quemo. Porque mi cama, después de esa noche, cuando tú viniste, sigue prendida en fuego. Radio e ancora radio. Tutto quello che cerchi lo trovi in una sola frequenza. Siamo arrivati alla fine di questo programma. Salutiamo tutti i nostri web ascoltatori. Radio Zimari Web. Radio Zimari Web.